Ciccioli italici, buongiorno e bentornati al matinè dal vostro dittator Lorenz. Ah, dopo la partita di ieri sera sono galvanizzato. Sono veramente galvanizzato. Otira Gira è tornato a mietere le proprie vittime. E dopo un gol di quelli, ragazzi, possiamo, anzi dobbiamo giocare la sessione di questa mattina all'altezza, con la nostra Svezia di lui, il leone del nord, il lamantino che se la nuota nella sua nuova piscina privata chiamata Mare del Nord. Un saluto ad Emanuele Sudati, Luigino, History Channels, e anche ai Ciccioli della piattaforma Viola. Ciao Marcus 21. Allora, belli. Ieri abbiamo messo a cuccia una volta per tutte Novgorod. Ci siamo andati a prendere tutta l'area della South Karelia e anche la città di Novgorod, giusto per rompere un po' i coglioni ai russi. Oggi quello che voglio cercare di fare è mettere a cuccia una volta per tutte la Polonia. Allora, volevo vedere innanzitutto una cosa. Con un declare war alla Polonia, come si presenterebbero gli altri? Allora, l'Inghilterra non ha manpower e il manpower gli leva 16. Gli leva 16, non sono comunque sufficienti, non entrerebbe. Il Brandeburgo lo destabilizzerebbe. L'Austria è in debito, ha in buoni rapporti. La Moscovia entrerebbe sicuro. Loro si porterebbero dentro però Moldavia, Teutonic Order, Lituania, Venezia, Wolfgast. Probabilmente l'ottomano. Ottoman Diplomatic Relation. No, niente, dobbiamo attendere. Dobbiamo attendere perché il momento non è propizio, come dice il nostro amico Maurizio. Con le tregue noi come siamo messi? Allora, nella Svezia 1499, 4 anni. Contro questi beduini ci potremmo andare in guerra invece. Contro la Lituania, che è in guerra con la Moscovia. Che casus belli avremmo? Avremmo l'Humiliate che tirerebbe dentro la Polonia. È pericoloso però, eh. È pericolosissimo. Su Wolfgast invece è alleata anch'essa della Polonia. E questa ha le navi. No, niente, dai, dobbiamo aspettare, raga. Che vedevo di? Bisogna aspettare. Bisogna avere pazienza. Noi potremmo aggiungere come nemico... La Francia io la vorrei amica. Il problema qual è? È che abbiamo una Borgogna e un'Inghilterra. L'Inghilterra non ha neanche ceduto il Maine e ha quasi completato la conquista della Bretagna. Sai che qua la situazione non è per nulla piacevole? Dovrei mettere la Borgogna. Mettiamo la Borgogna, che comunque è strong, eh? Ma che la Bologna, sì. è la Borgogna, mio signore. Da, oh, belli gli Scornful. Come mi piacciono gli Scornful. Ciao, Made in Italy, Dani PS, Sir Damian Paranoid. Buongiorno, Lamantini del piacere. Allora, fammi insultare anche la Polonia. Send nudes, send dick pic, no? Questi qua li abbiamo embargati. Issue embargo, non possiamo. Possiamo embargare la Lituania, ma la Lituania non è più il nostro rivale o lo è ancora? No, lo è. Embarghiamo la Lituania, adesso torniamo di qua. Embarghiamo anche questi lamantini qua. E vi andare. Allora, dove sono le nostre truppe? Sono qua pronte a pertugiare, insomma. Sarebbe da vedere se gli fa rompere qualche alleanza.
alla Litu. Dovrebbe fargliela rompere. Livonian Separatist, Swedish Particularist. Tornami di qua tu. E prendimi un altro generale, grazie. Qui dobbiamo sedare un po' di ribelli, eh. Ducati qua iniziano a girare nel migliore dei modi. 90, 90, 90. Siamo in ottima, in una situazione ottima. Possiamo devare ad Alaskogen. Cock. Possiamo devare ad Alaskogen. Dieci military power, 15 army tradition, military technology cost. No, perdiamo questo. Trade value 39.06. È la città buggata, mio signore. Cioè, guardate, siamo già saliti da 5 a 7. La deverei ancora un po', ti giuro. Fai così, va. Fai così. Che tanto. Eccoli qua. I particolaristi. Troppo particolari. Andiamo a trombarli. Allora. Andiamo avanti di production. No, neanche. Sai cosa potremmo fare in realtà? Potremmo ampliare il nostro Naval Force Limit. Visto e considerato che comunque in queste terre qui in Sulse, Elichea, esatto, Elichea, mio signore. Papal Opinion of Sweden 30%. Io potrei compiacere il Papa più che altro per andare a prendermi dei punti. Sì, prendiamoci 30 di influenza, che non è male. Possiamo alzare il mercantilismo. Possiamo alzare il mercantilismo. Ciao Made in Italy, che partita ieri sera, raga, che partita. Io direi, no, dammi il tax modifier. Dammi il tax modifier. Qui come siamo messi? Allora, potremmo vedere di fare una dieta. Il clero cosa vuole? Le tasse ad Al per 10 di prestigio. La conquista della Livonia. Doglipis. Allora, all province in Livonia area owned by Sweden. E questo qui potrebbe portarci subito in guerra. È questa qua. Ci manca Doglipilis. Che potremmo farla in realtà. Gotland Marketplace o Trade Depot. Facciamo questa, la facciamo subito, guarda. A Gotland. Che tanto va benissimo, eppure Center of Trade. A proposito di Center of Trade, dobbiamo andare a vedere anche le nostre due conquiste di Lubega. Senti che bella musica svedese. Buongiorno, ammiraglio Akbar. Dottore, faccia attenzione quando genera un nuovo erede. Perché? Cos'è successo? Ce l'ho l'erede. Allora, io vorrei tirare dentro
contro la Lituania. Eh no, vedi qua mi entrano tutti. Mi entra anche la Polonia. Dobbiamo sperare, ragazzi, che la Russia, vincendo contro la Lituania, gli faccia rompere. Alziamo il nostro potere anche a Lübeck. La Vipinella. Na 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 na. Madonna, c'è una fabbrica di soldi, è peggio dell'oro. Teodoro, Moscovia. Gli ha fatto per caso rompere con la Lituania, con la Polonia? No. Ah, gli ha fatto liberare il Teutonic Order, le grandi paci inutili. Venezia, Wolfgast. Vedi, la Moscovia entrerebbe contro la Polonia. Sai che io ci proverei? 2000, Polish opinion about Sweden. No, scusami, l'ottomano. La Svezia è alleata... vedi, il problema nostro adesso è l'Austria. Noi potremmo rompere con l'Austria, però in realtà guarda che gli ottomani non è che abbiano fatto molto, eh. Non è che hanno fatto molto. Chi è l'imperatore? Ah, è diventata l'Austria. E niente, adesso non posso rompere certo con l'Austria. Allora, senti un po'. L'Holstein. Noi potremmo invaderlo, l'Holstein. Con chi è alleato? Con Brunswick. Build Spy Network nell'Holstein. Contro questi ce l'abbiamo l'War Goal. Non abbiamo l'War Goal nemmeno con loro. Noi abbiamo anche i debiti dei burger da pagare, eh? Perché sono all'1%, però... Novgorod vuole passare, ma sì, passa, vai a fare qualcosa, vai. Ciao Ricky. Senti, fai una cosa. Dammi il monopolio, prendiamoci i punti del mercantilismo. Andiamo a sterminarli. Ok, perfetto. Dov'è che sono adesso gli altri ribelli? Danish Separatist Ascane. Quindi tu puoi venire qua. Estonian Separatist, Hannoverian Separatist. Tu vieni qua, tu scendi Ascane. Odoyev in guerra con Chagatai. La la la. No, teniamo i soldini che iniziamo ad appare il Center of Trade. Infrastrutture, produzione in Vanden. Dove cazzo è Vanden? Vanden! Dov'è Vanden? Vanden è qua. Che cosa fa Vanden, le vacche? Però è dentro nella Trade Company. Quindi in realtà il manpower me lo leva. Dammi la base production. Più vacche, mio signore! Più vacche a quattro zampe! Perché quelle a due le portiamo a palazzo, mio signore. Sifoniamo un po'. Aspetta un attimo, possiamo prenderci 1100 ducati dalle Crowlands?
io direi fanculo ai Church Sanctuaries. Adesso tiriamogli la sifonata della vita. Fai così tu, così, così, e ritorna a scane. Ok. Perfetto. 1224, eh. Dai, 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 dai. E torna a scane. Perfetto. Questi mi sono tornati a Lubecca, ottimo. Naval Force Limit più 5, costruiamo... anche questo qui, abbiamo investito 1000, eh? Per il porto. Estonia area get un po' però perdiamo 10 di prestigio. Vabbè, dammi pure un po' di unrest, tanto se si lamentano li frustiamo. Te lo do io l'assolutismo. Allora, andiamo a vedere un attimo. A Gotland possiamo promuovere qua? No, Stettino sì però. Porca loca, fammi selezionare Stettino. Alziamo l'arbor di Stettino. Ah, la lampadina lucente! Via. È il Sir Damian. Bello questo production efficiency scontato del 50%. Prendiamolo. Prendiamolo, prendiamolo. Madonna, ogni tick è un ducato. Ogni tick è un ducato, raga. Allora, noi ci andiamo a prendere l'Holstein. Che dite? Vi piace l'Holstein? Si è smontata sta coalizione, non ancora, eh. Non ancora. Non ancora. E noi siamo con una Polonia che rompe un po' le palle. Ci potremmo alleare anche dell'Ungheria, ma mi guarderei bene dal farlo. Allora, dai, io ho scelto il mio lato, inglesi, non francesi. Parabam. Chiudiamo le quality. Perfetto, ottimo, ottimo e abbondante, abbondanza. Allora adesso, claimiamo anche Schwelg e poi dopo claimiamo pure questi. Dobbiamo andare contro la Danimarca.
Dobbiamo andare contro la Danimarca. Schleg è 25? O è perché nell'impero è di più? Infatti, no, 25. Vieni qua. Tac. Dai, su. Quanto ci metti a tornare a casa, baby? Quanto ci metti a tornare a casa? The Baltic Fleet. Oh, questo qui l'abbiamo fatto. Conquer Livonia. Trade efficiency per 15 anni, va bene, vieni. Vieni. C'è del marcio in Danimarca, concordo pienamente, ragazzo mio, concordo pienamente. Dobbiamo estirpare il marcio in Danimarca. L'atto di uniformità te lo puoi infilare nel culo. Va che bello che possiamo avere 4 policy, ragazzi. È fantastico. Yearly prestige. $236. Questo. Facciamogli perdere un po' di presa questi qua. È la nobiltà che si vuole ribellare, mio signore. Dobbiamo metterli a tacere qua. Luigino ne sa qualcosa. No. Sto usando l'ultima versione normale, non sto giocando in beta. Mica che poi dopo la beta... Qui il weed quant'è? 24. Il weed è di 24. E che pian piano gli smontiamo la coalizione. Quanti favori abbiamo con l'Austria? 32. Con l'Inghilterra? 56. Con la Moscovia? Alla grande. Arriverà il momento nel quale dovremo pisciare l'Austria, eh? Dammi 10 di Army Tradition. Fanculo alle navi dei Lamantini. Ok. Allora, senti. Norvegia, Brema, Amburgo. Noi avremo dentro il Brandeburgo. Brema e Amburgo sono in coalizione. Mi porterei dentro il Brandeburgo. Allora, con loro però è meglio che le flotte stiano in porto durante la guerra, perché la Danimarca è pur sempre la Danimarca. Attacchiamo, eh. Via.
Andiamo a prendere Brema. Ah no, c'è già il Brandeburgo qua. Ma vai a prendergli quell'altra. Sì, sì. È la fine di un'epoca. Epoca di tumulti, di sottomissione, di biscotti danesi al burro che fanno ingrassare. Cosa c'è, Kiwi? Cosa c'è? Sto giocando. Se ti senti ignorato, cosa hai detto di serio? Dategli una pesca, dategli un qualcosa, fatelo stare calmo. Sì, sì, voi qua divertitevi pure con le vostre. This change everything! Colonialismo. Colonialismo non è mai esistito. Ce lo farmeremo a scane. Ce lo farmeremo a scane. C'hai due di siege, lo butti giù in fretta. Dobbiamo andare a prendere questi. Prima che ci brecciano la capitale e ci rubano le donne. Chi? Chi è che è morto? Ma proprio adesso deve morire sto rimbambito. Siamo per tre. Merda. Questo proprio adesso doveva uscire. Dammi la diplorep. Chi è che entrerebbe? L'Austria. Incomoda la vita Austria di merda. Adesso Austria del cazzo. Sgancia i piccioli tu. 177 ducati. Vaffanculo. E i Lollardi, mio signore. Non si arrendono mica, eh? Non si arrendono mica. La reggenza.
4-2-5. Estendiamo la reggenza, mio signore. Estendiamo la reggenza, che è meglio dell'erede. Dobbiamo salire di là. Ok, allora tu, Amburgo. Sue for peace. Ti prendo i soldi, ti faccio il pillage capital. Porca loca. War rep, transfer trade power. Rompi con le... Oh, ma facciamo così, via. Fuori dei coglioni. Dammi il tuo potere commerciale, Lubeck. Stronza. Tu vai ad Akersus. Adesso possiamo andare a piallare quelli a Lubecca. Guardate questi, guardate questi, guardate questi. No! Il generale del piacere, no! Li perdiamo tutti. Forse no? Forse sì, porca puttana. Fermati qua. Niente, vieni impaninato. Vieni impaninato. Vabbè, pazienza. Ce li sabato scriveranno una canzone su di loro. Questi devono tirare fuori il secondo due stelle. Ha fatto il giro da dietro, sto porco. Mi ha pagato un prestito. Questi si ritirano fino a Stoccolma. Quello sta attaccando il forte di Grondelag. Il Brandeburgo ce la fa a buttare giù Brema o vuole un aiuto tipo 104 o cose del genere? Questi andiamo a stanarli. Tanto questi si muovono in automatico. Grassland, grassland. Queste qua sono due farmlands, questa è una grassland. Questo vuole essere attaccato, si vuole fare del male. Sto Danish Cookies, che non sei altro. Infatti. Allora, è andata giù anche Brema. Pillage, un rap, via. Soldi tieniteli pure per pietà, guarda. Pezzente. Ok, sistemiamo questi. Tanto ormai è finita.
Ah, i ciccioli svedesi, loro, Claudie! Cosa vuole questo in Livonia? Ecco, muori anche te, almeno ti levi dai coglioni. Minchia che sfiga però, proprio questo doveva levarmi. Ah, vai, 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 ok. Allora tu vieni qua e anche tu vieni qua. Questi li dobbiamo mandare in Livonia, abbiamo il 99%, facciamo sta pace. Allora, io soy candela, soy una camera, e quando sento il ritmo mi corpo chiede ma vieni qua. Ciao, è il biscottino del piacere. Dammi le tue farmland di merda. Ah, c'ho una coalizione? Ma sai cosa ti dico? Che non me ne frega un cazzo della tua coalizione di merda. Non me ne frega un cazzo. Ti faccio liberare anche la... La Norvegia non è alleata. Rompi con questa, rompi con Amburgo. Affanculo. Su, su. Perfetto. Ah, mi sento a casa adesso. Figa. Allora, aspetta che adesso qua c'è un po' di beduini in giro per il mondo. Fate una cosa, riunitevi tutti a Stoccolma per piacere, che qua dobbiamo risistemare i nostri stack del piacere. Ok. Questo è un bel colpaccio, eh. Questo qui è un bel colpaccio. Sielland 273 punti. Quanto cazzo di dev ha? 30. Allora, adesso dobbiamo anche pensare all'istituzione, eh? Questo mi andrebbe a 8-8. Portiamolo a livello 3. Portiamolo a livello 3. Che perché dobbiamo sia curare che fare l'idea, quindi mi servono lì i punti. Sì, sì, Warrisom, va bene. Il Trisom ti faccio, altro che il Warrisom. Io posso fare un altro sifonino. Mi prendo 1300 ducati e ti faccio il sifonino. Iniziate ad andare lì. Ah. Adesso. Possiamo apparli questi qua? Ma che tristezza. Noi però potremmo fare... Stettino entra po'. Ah, richiede 30 di dev. Facciamo Stoccolma. Stoccolma Worldport. Vai così. Come mi piace. Era 24, perfetto. Brilla.
Ma al Brandeburgo mi va bene così. Il Brandeburgo mi va bene così. Quando poi scoppia la guerra con la Polonia. A proposito di Polonia, se l'attaccassi adesso entrerebbe solo il Brandeburgo. La Moscovia no, perché in debito gli leva 40. Se gli pago il debito, la Moscovia entra. L'Austria? L'Austria non entrerebbe mai. Questi c'hanno un 58 di distant war e un 50 per fight against enemies. Se io invece attaccassi la Lituania, entrerebbe la Polonia, Novgorod e Stettino. Questa già è una guerra che a noi farebbe molto comodo. Perché tanto della Lituania non frega un cazzo, manco i lituani, ragazzi. Dai, Gustavo. Tanto adesso iniziamo ad avere un esercito buono, eh. Noi intanto approfittiamo di un po' di tempo per far pagare i debiti alla Moscovia. Potrei pagarglieli io, ma non voglio arricchire la Moscovia. E intanto ci abbassiamo sta roba della coalizione, perché è abbastanza fastidiosa, eh. Intanto io lascerei un diplomatico a fare improve relations sugli ottomani, che non si sa mai. Noi dobbiamo pensare anche all'institution. Ce lo deviamo a Scane, che te devo dire. Ma l'Inghilterra, che è nostra alleata, non è che lo piglia e ce lo vende? Dov'è che è nato? Ah, è nato a Porto. Madonna, che sfiga però. Sì, è vero, lo prendono sempre loro. Ok. Dove scoppiano questi? Ostielland. Ostielland è qua, iniziate ad andare lì. Estonian Separatist, Osel. Vieni qua. ...486 ducati, mi tocca perdere. Madonna. Porca puttana, tu dimmi se è possibile sta cosa. Eh sì, è possibile, sì. Lascialo lì, non ce la faremo mai, però. Devo prenderlo, prendiamo il debito, perché se poi dopo aspetto e mi sceglie la prima situazione, mi fa partire. Allora, questo qua da 4 è da 299. Il Brandeburgo vuole sposarsi con noi. E sposiamoci. E qual è il problema? Guarda sti bastardi dove sono spuntati, infami, luridi.
Torna in Ostialand. Ok, qui è partito il reclutamento compulsivo. Tre di inflazione. Stiamo a 6, eh. Stiamo a 6, mica poco. Advisor cost. Lo so. Lo so. Ti devo dare un beneficio. Ti do questo. Che tanto è quello del Papa. In teoria, poi dopo, se divento protestante, Palatine Rebel. È il Palatine Rebel, mio signore. Se me la danno l'alleanza agli ottomani adesso? Sì che me la danno. Su di loro entrerebbe la Moscovia, entrerebbe il Brandeburgo. Proviamoci. Mi ha abbassato il manpower. No. Proviamo. Aspetta però, perché qui adesso ho problemi grossi di denaro. Adesso ho grossi problemi di denaro. Fighting in another war. Allora, andiamo in curry favors con gli ottomani. Con chi è in guerra? Ah, sta piallando. Ok. Ah, brum, zaga, zaga, dumba. Aspetta, cosa devo fare? Le truppe. Clank. Voglio più cannoni, mio signore. Tum 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 tum. Tum 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 tum. Quella lì tu. Abbiamo solo. Ah no, ma è un humiliate. Oh. Questo è curioso perché l'Austria contro la Lituania entrerebbe. Eccola. Trovato l'escamotage. Castor? Castore? Gli tiro l'humiliate. No, ce la faccio a fare un claim al volo, vediamo un po'. Patetico che non ho un claim su questi. È veramente patetico. Allora, fottitene delle relazioni. Stammi sull'improve relation qua.
Dai. Oh, 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 sto perdendo soldi perché è 6,83. De che? Caccia ai pirati nel Baltico. Sto perdendo soldi. È la corruzione. Ma neanche tanto la corruzione. Neanche tanto la corruzione. Abbassami il mantenimento delle armate un attimo. Perché noi da questa guerra ci dobbiamo prendere una provincia, fargli rompere con la Polonia. O forse potremmo anche fare proprio esagerare. Abilità del Re Sole. Dammi l'Improve War Taxes. E così ci rifacciamo un po' anche di quello. Ma cazzo, tirarli dentro sarebbe il top, eh. Tirarli dentro sarebbe... Tirar dentro l'Austria sarebbe il top. Tu per sicurezza vieni a Finn. Che non si sa mai. Iniziamo a alzarlo pian piano. Abbiamo palesemente degli advisor che non ci possiamo mantenere. Il clero. La missione no, perché potrebbe fallire, sarebbe un disastro. Ciao Artos. Dai, facciamo core questa. Sessantaquattro, ci mette una vita a salire questa. Diplomatic reputation mi serve anche quella. Noi abbiamo un'alleanza di troppo. Noi potremmo fare così. Togliere il focus. Perché sopra abbiamo un advisor di livello 4 scontato, sotto no. Allora abbiamo recuperato un altro ducato ai 90. Vieni su, inizia a pagarmeli, che se mi scoppia una ribellione poi sono nei cazzi. E ce ne sono due Novgorodian a Novgorod. Ah sì, 07 non è un problema. Senti, dalla Skogen. ...102 diplomatic power. L'Inghilterra ci chiama contro la Scozia e Ligia. Vabbè, accettiamo. Questo in realtà ci fa un grosso favore perché ci fa alzare le war taxes. Questo ci fa alzare le war taxes. A Novgorod moriamo, mio signore. A Novgorod moriamo. Ma queste galee? Che cazzo stanno facendo? Ma voi riposatevi, per favore. Che siete insulse. Patetiche. 26, Lituania fatta.
Fabricate claim, Dogolpilis. Ok. Prendiamo questa. Dimmi che quella, c'è ancora quella di Dogolpilis. No, dalla Skogen, Church or Cathedral. Nobiltà, Scane vuole le barracks o i training field, Lubecca, 50% o più del trade power. E non è male questa, ma il 50% su Lubecca. Prendiamo questa del 50% su Lubecca. Beh, Lubecca abbiamo il 30% in realtà, eh. Abbiamo il 30%. Questi mi vogliono venire giù qua. Ma va che giro. Va che giro da scemo mi deve fare. Faccio prima andare con questi allora. Ma non ci arriveranno mai. E tu scala di qua perché scoppieranno i ribelli. Allora, se noi provassimo... Se noi provassimo a mettere anche questi a fare Protect Trade su Lubecca. Scusate. Protect Trade su Lubecca, via questo. Via questo. Via questo. In teoria... ...34 dovrebbe salire. Ok, adesso arrivano questi, li piallano. Noi una volta che entriamo a Lubecca... ...lasciamo qui 33.000... ...tiriamo la guerra sulla Lituania. Tiriamo la guerra sulla Lituania. Non mi serve un altro claim sulla Lituania. È arrivato? No? Adesso sì, via. Guerra alla Lituania. Vai a Dogilpilis. Perfetto. Gli abbiamo preso la flotta polacca. C'è più la flotta polacca. C'è più la flotta polacca. Possiamo estendere nuovamente la reggenza. Estendiamola. Allora andiamo a prendere questi prima. Proprio qua, adesso dovevano venire questi. Sbarcatemi di lì. Porca troia, proprio dalla Skogen questi dovevano arrivare. Ok, sta arrivando l'Austria, benissimo. Facciamo lavorare l'Austria il più possibile. Sei ducati a 72 è tante, perché ci ha preso dalla Skogen il porco. Perché ci ha preso dalla Skogen? Qui sono tanti, eh. Nuovo... No, minchia, pure il Papa austriaco, no, però, che cazzo.
Ok, vai a liberare subito dalla Skogen. Merda. Merda, 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 merda. Merda. Aspetta, ma che advisor militare abbiamo noi? Due sulla disciplina. Proviamo ad attaccarli. Ok. Dov'è la nostra flotta? Vai qua. Corri, 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 corri. No, non le barche, non le barche, non le barche, non le barche. Dove cazzo sono i miei trasporti? Eccoli qua, le galee qua. Veloci. Veloci che li blocchiamo a Osel. Veloci che li blocchiamo a Osel. Vai, 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 vai su, vai su, vai su, vai su, vai su. Merda. Merda. Ma ci facciamo malissimo qua. Come son lenti, come son lenti, come son lenti, come son lenti. Li abbiamo disintegrati! Puh! Ti inseguo a vita, guarda, ti inseguo a vita. Dove cazzo state andando? Dove cazzo state andando? Vieni a Memel. Tu vai a Osel, tu vieni qua a Reval. Andiamo a prendere l'Urgol. Dico una domanda a caso, ti piace di più Empire o Napoleon? Napoleon tra i due. Empire è un gioco fatto col culo. Mamma, vabbè, abbiamo preso un debito, che cazzo ti devo dire? Pazienza, ce li pagheranno loro. Entrano anche gli ottomani, ma gli ottomani me li voglio tenere. Per adesso non mi servono. Per adesso non mi servono. Dai, mammali turchi! Dentro! New Cardinal. Stettino? Cara Stettino, sai cosa facciamo a te? Ma se ti vassallizzassi non posso, vero? Però potrei farti rompere. Stettino non è alleata della Polonia? Ok, allora ti faccio il pillage capital, tu mi dai il transfer trade power. Ti faccio rompere anche con la Lituania. Ma non ce la facciamo mica qua. Madonna, la corruzione ci sta ammazzando.
Ma vuoi andare a Lubecca a fare il tuo lavoro, tu, cazzo? Dammi un blockade nel mio porto, per favore. Ok, pure loro. Perfetto. Solo cose belle, insomma. Ok. Vai a Vilnius. Allora abbiamo il war goal. Bene. Chi se ne frega dell'inflazione, poi ci prenderemo un advisor. Semmai. Dai, ma allora sta institution di merda. 75, madonna. Eccola qua, questa la devo prendere anche se rimango indietro, però yearly inflation. Questa mi serve perché inizia ad essere altina, 7% è altina. Non tragica, ma altina. Altina! Col cazzo che ti converto al cattolicesimo. Cattolicesimo è una dottrina insulsa. Io sono abbastanza convinto, Vuk, che prima o poi su Medieval 3 cederanno. Se ne renderanno conto anche loro. Dai che devo andare a prendere questi lamantini qui, per favore. Siege of Novgorod. Senti, vai a prendergli la capitale a Novgorod. Fammi uno split. Tu vai qua. Tu vai a Stoccolma. Senti come se la canta qua, lo svedese del piacere. E per essere nel 1508 non siamo messi male, dai. No, io non aumento l'autonomia di niente. Tanto i debiti me li paga la Lituania. L'autonomia col cazzo, devono morire male. Adesso gli full occupo Novgorod. Dammi questo. Veloce, veloce, veloce. Cazzo, sono tanti. Merda, qua ho fatto la cazzata. Qua ho fatto una cazzata. C'hanno un lucchetto, merda! Molla l'assedio della capitale. Molla l'assedio della capitale. Vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Non ci voglio credere! Vai via.
Via, 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 via. Ho fatto la cazzata lì di dividerli. Non ho visto che li avevano sotto. Pensavo che quel poco che gli rimanesse ce l'avevano di qua. Vabbè, pazienza. Ci andiamo con loro. Ci andiamo con loro. Dovresti mettere in ogni video la canzone degli svedesi ubriachi. Non ti sembra di esagerare un pochino? Quando è che posso sifonarli ancora? Ah, sono in guerra, se no potevo. Quindi se butta male, sifoniamo. Vai qua. Che il Brandeburgo qua adesso gli fa fuori la Polonia. Polonia non ha più un esercito, eh. La Polonia non ha più un esercito. Credo. Che se quei ribelli dell'Holstein vengono a cagarmi il cazzo a Lubecca, urlo. Urlo. Allora voi... Cioè, andate ed occupate. La Polonia ha sotto... Sai che potremmo fargli liberare... Cosa potremmo fargli fare alla Polonia? Memele Danzica non ce la facciamo mica. Il 74%. 47 mi entra al mondo. Non posso comunque. Non posso comunque. Posso però... Eh no, sto cazzo. More than 100%. Io potrei prendermi Danzica però in realtà. No. Mi rompi con la Lituania, con Venezia, con Wolfgast. Termini la rivalità con me, non posso fartela terminare. Mi dai max money. L'humiliate non posso dartelo. Io l'humiliate vorrei dartelo, vorrei umiliarla. Mi dà gusto umiliarla. Aspetta un attimo. Non rompere con Venezia, non rompere con Wolfgast. Non ce la facciamo, vero? Così poco. Che palle, niente, allora, niente humiliate, vaffanculo, mi dai le war rap e il max money. $495, dovrebbero essere sufficienti per ripagare i debiti. Ciao Laura, riassunto, abbiamo fatto un putiferio, abbiamo conquistato le farmland della Danimarca, adesso abbiamo pestato la Polonia e la Lituania, io non so se prendermi le war rap che nel lungo termine mi danno di più, però potrei aver più bisogno
No, beh, in realtà potrei fregarmene di Venezia e chiedergli le URP. Potrei anche chiederti un... potrei anche farti... No, l'Enforce Fleet Basing. Il Pillage Capital. E lasci stare Wolfgast, non ce la facciamo. Affanculo, continuo. Ma pensa te, tu dimmi se devo... Anche su Novgorod adesso li pestiamo, eh. Anche su Novgorod la ripuliamo. Il nostro income sta andando in positivo. Bene, questo mi fa molto piacere. Senti, ma Boemia di merda. Vai a prendermi questi forti qua, per piacere. Che il Brandeburg è rimbambito, ci mette 5 anni per prendere un forte. Ah, come mi piace, Cizzulo. Muoiono loro, sì, guarda. Oddio, c'è un 3 stelle questo. 6-6-5-4? Che cazzo di generale c'ha? Noi intanto con questi eventi del cazzo abbiamo una flotta che è fatta di zattere, malarmi tradition e OP. Allora, anche voi, andate e occupate. Perché sei andato qua? Vabbè, lascia libero questo, tanto ci sta già quell'altro. Vai tu qua a occupare, per favore, che questi sono rimbambiti. Oh, qui c'è la Polonia. Aspetta che andiamo a pestare la Polonia. Andiamo a pestare la Polonia, mio signore. Non la prendiamo. E non la prendiamo, no. Ma... stava assediando Tukola e non la pre... Ma il Brandeburg è proprio rimbambì, la Vergine Maria. Fa culo. Te la do, guarda, piuttosto che favorire... No, è morto uno scienziato. No, no, era quello scontato. 3,56. Sì, dammi questo che mi abbassa più velocemente. Abbiamo fatto anche le economiche. Dove è andato? Qui a co... Ah no. Stai qua. Stai pure qua, stai qua calmo, tranquillo, pacifico. Anzi no, andiamo a prendere questi. Andiamo a prendere questi. Tanto loro si fanno i loro porci comodi. Polacchi in Russia. Qualcosa potrebbe andare storto, mio signore. Potremmo buttare fuori Novgorod. Potremmo buttare fuori Novgorod. Qua noi che cosa potrebbe fregarci? Potremmo prenderci la Carelia e fare un forte anche in Carelia. Oppure potremmo... fargli il Pillage Capital, War Rep, Max Money. Direi di sì. Ok,
Che dite? Poi mi rompi con la Lituania. Rompi la rivalità. Ah no, quella rivalità lì mi fa comodo. Stettino. Via, non voglio niente da loro. Da loro proprio non voglio un cazzo. Allora voi, tu vai qua, tu vai qua, tu torna pure di qui. Ok, is over. Bravissimo, 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 bravissimo. Vai a Memel. Stai fermo qua che ci sono dei ribelli. Bravissimo. Ma è già morto? Ma dai! Mi devo prendere questo qui da povero. Vai dentro, vai dentro, vai dentro, tre stelle, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro, vai dentro. Arrivaci! Oh sì, grazie. Madonna. Quel generale è Gesù. Non ce la fanno. Forse sì, forse ce la fanno. Separati. Polonia fu occupata, praticamente sì. Polonia fu occupata. Potremmo anche fare la pace con la Polonia adesso. Allora, adesso, sai cosa ti direi? Noi avevamo fatto il pillage, questo, 880 ducati, potrei sfilarti anche a Memel, no? C'è poco da fare. Questo posso fare. Ti posso far rompere anche con Novgorod, con Venice. La lasciamo completamente sola la Polonia. Io credo che adesso venga attaccata dagli ottomani. Facciamo la pace con la Polonia. 4,70, andiamo a riparare prima il nostro debito al, i due debiti al 4%. Questo è più alto, pagalo. Ok, 1,80. Adesso ripaghiamo questo. Anzi, lo ripaghiamo. Cioè, in realtà questo ce lo facciamo pagare dalla Lituania. E noi ci prendiamo Dogopilis, così finiamo lì. Del resto non me ne frega niente. E dobbiamo fargli rompere con la Polonia. Allora, Dogopilis. Se scendessimo fino a Vilnius, sarebbe sempre la solita coalizione del cazzo. Gli potremmo levare anche Vilnius.
Gli potremmo levare anche Vilnius, che è un center of trade del nodo di Kiev, del quale non ce ne frega un cazzo, del quale oggettivamente a noi non ce ne frega un cazzo, quindi per quale motivo dovremmo prendergli questa? Per impoverirla ed indebolirla. Se gli togliamo questa ce ne danno di più. No, non ce ne danno di più. Potrei fare il pillage capital. Allora, sai cosa potrebbe interessarmi? Questo, questo, questo e questo. 43%. Ci entrerebbe la coalizione, ma noi abbiamo un sistema di alleanze fortissimo, perché abbiamo dentro Austria, Moscovia, Ottomani, Inghilterra. Io faccio così. Mi dai le war rep. E via. Perfetto. A me non mi interessa il nodo di Kiev. Ok. Ottimo. Ottimo, 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 ottimo. Paghiamo anche l'altro debito al 4%. E via. E siamo rientrati dalle nostre spese. Abbiamo preso dei territori, abbiamo fatto rompere delle alleanze. Adesso andiamo a scuotere un attimino i nostri favori. Allora, andiamo ad indebolire, per quello che è possibile, il manpower. Oh, questo mi dà 169 e 3500. L'ottomano 318 ducati. Allora, portiamo, però, aspetta, perché non me li dà? Solamente perché è in guerra, va bene, allora gli prendiamo il manpower all'Austria e i ducati andiamo a chiederglieli dopo, quando finisce la guerra all'ottomano. Sono soldi, eh? Sono tanti soldi. Allora, adesso noi dobbiamo pensare anche a questa cosa qua. I ducatini tedeschi, esatto. E i ducatini siciliani. Senti un po', ma noi qui a Lübeck, 38, non arriveremo mai al 50, cioè non illudiamoci di queste cose insulse. Qui per esempio però non abbiamo, io ce la voglio mettere qua, era questa, giusto? Sì. Perfetto. Osel. Dovremmo averli coperti tutti. I nostri trade center, sì. Noi adesso abbiamo ancora sta cazzo di istituzione di merda da prendere. $88.4, porca troia. Bestia se rimaniamo indietro. Bestia se rimaniamo indietro. Ok, perfetto. Perfetto. Ok. Va bene così. Va bene così, va bene così. Dove sono gli altri? E voi andate lì.
perfetto. Akershus. Oh, ma sta Akershus è veramente una rottura di coglioni, eh? Dov'è Akershus? Guardate lì, va. Insulsi. Osti! Ah, qualcosa mi dice che nelle guerre di religione ci divertiremo. Hanno fatto la pace gli ottomani, sì, perfetto, andiamo a scuoterli. Perché non me li danno? Perché non hanno 332 ducati gli ottomani? Ma mi stai prendendo per il culo? Stammi in improve relation perpetuo con gli ottomani, per favore, grazie. 22 favori sono sufficienti per una chiamata in guerra e per i ducati, quindi va bene. Le lampadine per un po' possono aspettare. Prolunghiamo la legittimità. La legittimità, sì. Buonanotte. La reggenza. Facciamo una sifonata alle Crowlands. Si do fetta te mette mi rappore pittette. Abbiamo anche degli ottimi clienti per l'istituzione, eh? Se la prendiamo noi possiamo deciderli di venderla a due paesi ricchissimi come Austria e Ottomani. La Moscovia no, voglio lasciarla arretrata. Perfetto. Ma tanto queste sono gratis, chi se ne frega. Na 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 na. Siamo quarta grande potenza. Senti, la Borgogna è un po' che secondo me si è dimenticata di noi. Insultiamola. Ok. Dagli un po' di roba al Papa, se no piange. Le pelli, mio signore. Le pelli. Ma sai che in realtà... Ma sì, costruiamo tanto poi ed avremo tutto. Scusami, 16.000 dove so... Cazzo ci fate voi qua? Andate qui insieme a questi, per favore.
Hanno recuperato i soldi gli ottomani? Dai, ma che schifo che fate però, eh? L'Inghilterra? Quanti soldi ha l'Inghilterra? Dovrebbe essere bella ricca. Non c'ha 338 ducati! Vabbè, ma questi sono dei pezzenti. Oh, non c'è il protestantesimo. Non c'è il protestantesimo. Intanto la Moscovia è in guerra con Novgorod e Chernigov. Quindi è molto probabile che a breve anche la Moscovia venga a bussare alle nostre porte, perché iniziamo ad avere dei territori sul border. Di solito ci inculano quando succedono ste cose. È che si sta diffondendo. Minchia, in Ungheria ce l'hanno già. Ho bisogno di più soldi, io. Ho bisogno di più soldi. Cazzo sono? Ma le manifatture, quelle che ci servono, sono a Tech 11. Non voglio teccare, non voglio teccare, non voglio teccare. 905, potremmo prendere l'istituzione. Gli faccio la sifonata. 10%, prendiamo l'istituzione. Ok. Adesso proviamo a vendergliela agli ottomani. Allora, trade favor for Ducats, inizia a darmene 318, grazie, gentilissimo, sono commosso. E adesso ti faccio l'offer knowledge sharing. No! Che è successo? Ah, li manderemo in deficit. Che palle. All'Austria? Ce l'ha già l'Austria? Dai, ma sono tutti così poveri? Ma i nostri alleati sono tutti così poveri? Dai, non voglio vendergliela al Brandeburgo. Dai, ma non voglio vendergliela al Brandeburgo. Quanto mi dà il Brandeburgo? Ma che schifo! Ma dai! Dai, ma non ci voglio credere! Vabbè, vendiamogliela al Brandeburgo. Che cazzo te devo dire? Ma li mandiamo in deficit se gli vendiamo l'istituzione. Devo farla per forza, anche se sul grano vanno fatte le soldier household. 0,32 mi servono, perché adesso devo prenderla, sì, un po' di ricchezza. Non posso permettermi di cincischiare. Non mi posso permettere di cincischiare. Senti un po', ma tanto allora quella di Lubecca noi non la facciamo più nella vita. Quella di Lubecca, noi ormai ci rinuncio, perché tanto non la facciamo. Allora, vieni qua un attimo, grazie.
separamele. Ah, tu proteggi Lubecca. Tu proteggimi il Baltico. Ci dobbiamo mandare delle navi del cazzetto anche qua. Quant'è il nostro naval force limit? 55. 55. Voglio più navi. Ho il feticcio delle navi. Perché una galle e io un cog? Andate qua e mettetevi in mothball. Potremmo liquidare queste sette navi e farci sette e 3-10 da piazzare a Novgorod in realtà. Adesso lo facciamo. Che queste galee sinceramente non mi servono, siamo già alla flotta egemone qua. Tanto vale eliminarle. Via. Adesso ci facciamo 10 navi commerciali da mandare qua a Novgorod. Potremmo anche fare una flagship commerciale in realtà, Che palle però. Veramente che palle. Poi sti stronzi non ci hanno mai dato un cazzo di cardinale. Niente, perderemo roba. Allora, sulla nobiltà io andrei a togliergli. Cazzo. 5 loyalty, ma non gli farebbe perdere. Rischiamo, sai che rischiamo il plutocratic coup. Iniziamo a levargli questo privilegio ai nobili. Mi manca la Norvegia. A proposito di Norvegia, la terra dei lamantini, noi potremmo attaccarla in realtà. Quando ci scade la truce, tanto abbiamo il permaclaim, 1518 e boom. Comunque ragazzi, io direi che per oggi ci siamo espansi abbastanza. Abbiamo aumentato l'influenza della nostra madre patria all'interno del Sieland e siamo andati a prendere tutti i territori del nodo commerciale del Baltico ai danni della Lituania. Il prossimo obiettivo, ve lo dico subito, sarà quello di chiudere totalmente il nodo del Baltico, andando a levare praticamente tutta la zona dell'Ostprussen, Memel, Danzica, tutta questa zona qua, ai danni della Polonia. Dopodiché, per quanto mi riguarda, la Polonia può anche vivere, non me ne frega niente, io non voglio andare di qua. Perché, chiuso il Baltico, il nostro prossimo obiettivo sarà il nodo di Lubecca. Detto questo, io vi ringrazio, vi invito a lasciare un like, nei commenti fatemi sapere i vostri consigli e le vostre considerazioni.